Benvenuti, oggi siamo a Varese in Villa Paradeisos. Insieme a me come sempre il barone Ivan Drogo, inglese e presidente di Asso Castelli. Ben ritrovato barone. Benvenuta Deborah. Siamo in questa bellissima villa che fu abitata fino agli anni 80 dalla famiglia Bassetti, vero? I Bassetti probabilmente sono i più grandi imprenditori, i più importanti imprenditori del settore tessile italiano. Qui Giovanni Bassetti ha vissuto e qui è morto in questa sua residenza insieme alla moglie che apparteneva a una famiglia importante, quella dei Cantù. Infatti sulla facciata della villa lo stemma gentilizio che si intravede è proprio quello della famiglia Cantù. Però anche una curiosità, anche i Bassetti divennero nobili di nomina recente, perché negli anni 40 il Papa Pio XII li nominò conti. Anche fino a un certo periodo anche i papi potevano nominare i nobili. Bene, andiamo dunque ora a visitare questa bella villa. Prego. Barone, abbiamo quindi raggiunto l'ingresso, io a questo punto la saluto, ma ci ritroveremo più tardi per il consueto brindisi finale e raggiungo il proprietario di Villa Paradeisos, Franco Cremante. E io le auguro buona visita. Grazie, a dopo. E siamo quindi insieme a Franco Cremante, proprietario di Villa Paradeisos. Prima di tutto grazie per aver deciso di ospitarci oggi. Lei e la sua famiglia avete acquistato questa villa circa 30 anni fa. Siete arrivati dalla Francia perché avete proprio scelto Varese. Noi abitavamo a Parigi da 20 anni, poi i bambini sono nati a Parigi e volevamo educarli nella nostra cultura o giapponese o italiana. Abbiamo scelto l'Italia, siamo venuti a Milano, dopo poco tempo mia moglie ha detto vorrei una casa con un giardino, quindi centro a Milano, abbiamo cercato sempre allontanandoci di più, alla fine la scelta era fra una casa sul lago di Como e qui. Questo posto ci ha affascinati perché cercavamo in realtà un giardino. Paradeisos, abbiamo battezzato la villa, è il nome indoeuropeo, quindi le prime lingue europee per dire giardino. Noi abbiamo trovato questo posto in un sito meraviglioso con un giardino storico un po' malandato che noi abbiamo ricreato. La casa all'interno era molto malandata, noi pensandoci un po' abbiamo cercato di portare qui degli elementi che abbiamo trovato sul mercato dell'antiquariato, noi abitavamo un po' a Parigi, un po' a Londra e anche a New York, da queste tre zone, che desse alla casa un ricordo di tutta la nostra esperienza di vita. Per esempio questo salone che voi vedete è arredato un po' con quadri giapponesi che sono molto preziosi, questi tableau che sono del 600 rappresentano la vita e la natura e la coltivazione del riso nel Giappone del 600 e questi tapisserie d'Aubusson che vengono dalla Francia. Io cercavo anche uno spazio per i miei libri, ho 30.000 volumi che dovevo collocare, quindi ho creato una biblioteca con nella parte più importante, ma tutti i quattro piani della villa sono stati riempiti di libri che adesso in parte ho regalato alle università e facendo donazioni, però erano una parte importante dello spazio che volevo utilizzare qui all'interno. Nella villa noi abbiamo ricevuto amici per tutti i periodi in cui abbiamo abitato e molti amici sono stati importanti. C'è stato un vicepresidente degli Stati Uniti, c'è stato Akio Morita, il fondatore della Sony, c'è stato Tadao Ando, questo famosissimo architetto giapponese, che tutti hanno trovato molto affascinante sia il fatto che noi avessimo arredato e arricchito la villa con questi reperti così preziosi delle abitazioni europee e giapponesi, e sia anche per il sito. Questo sito è un sito veramente meraviglioso, con questa quinta di montagne innevate, il Monte Rosa, i 4.000 svizzeri e il lago davanti a noi, e il fruscio delle piante secolari, e gli uccelli e gli animali
che lo abitano ancora. Qui siamo vicini al centro di Varese, però sembra di essere in una bolla isolata, lontani dalla città e dalla vita normale. Paradisos significa giardino proprio perché questa villa è caratterizzata anche da un giardino bellissimo e da un giardino giapponese che è stato realizzato circa 20 anni fa. Certo. Se lei è d'accordo, ora andiamo a vederlo insieme. Siete i miei ospiti e spero che tutto il pubblico che ci ascolta possa assaporare quest'unicità che c'è a Varese. Il giardino giapponese è unico in Europa ed è un'opera d'arte. Andiamo allora a vederlo insieme. Abbiamo dunque raggiunto il giardino giapponese che per le sue caratteristiche è unico in Europa, vero? È vero, sì. Io e mia moglie, che è di Tokyo, di un'antica famiglia di samurai, abbiamo pensato di portare un po' della cultura giapponese in questo giardino, e per i giapponesi, per la cultura shintoista, il giardino è un po' come per noi, la natura essendo Dio, una rappresentazione divina, e quindi abbiamo cercato di ricreare qui un giardino con un team che è venuto totalmente dal Giappone. C'era il creativo e c'erano tutti i suoi assistenti che hanno portato ogni pezzo, le pietre, e il fondo di questo fiume, di questo torrente d'acqua è fatto di pietre che il maestro poneva lui stesso una per una. Io ero un po' stupito, come un grande artista che mette le pietre, lui diceva: guarda Franco, che il suono che fa l'acqua in questo flusso è quello che caratterizza il tuo giardino. Ci sono anche dei pezzi d'arte che vengono da monasteri giapponesi, qui li vedete, il ponte che è molto importante, c'è una pietra votiva, e in questo giardino c'è anche un luogo dove il pensiero zen si esercita nel rappresentare tutto il mondo nel piccolo, e così come il bonsai, no? Un albero viene ridotto e qui tutta la natura che ci circonda viene concentrata in questo luogo magico che è distante da tutto. Il tuo pensiero si eleva e pensa di essere piccolo l'uomo in questo grande spazio della natura che è quella che ci alimenta, ci circonda, ci dà vita. Certo, e questo giardino sono venuti ad ammirarlo da tutto il mondo. Sì, sono rimasti ammirati dal territorio varesino, devo dire. Mi hanno detto veramente un posto magico, e nel giardino giapponese hanno trovato parte della loro idea. Appena l'abbiamo fatto, una televisione giapponese è venuta a fare un servizio, un'altra ne ha fatto un altro, ha fatto anche un quiz, sono molto competitive, una terza ha fatto un servizio sulla nostra famiglia e una quarta ha fatto un film sulla storia di come noi dal Giappone avevamo portato con i nostri figli e con la nostra cultura internazionale. Qui si parlano tutti tante lingue, noi in famiglia parliamo 5 lingue contemporaneamente, e abbiamo cercato in questo territorio così benedetto da Dio, dalla natura di Varese, di portare questo spirito internazionale che dice: noi siamo tutti fratelli in questo spazio che ci è concesso di abitare e di vivere, e qui tutti sono accolti. Nella cultura orientale l'ospite è un re. Grazie, grazie mille appunto per averci ospitato e per averci dato il privilegio di visitare questo giardino bellissimo. Grazie mille signor Franco, e noi ora andiamo a raggiungere il presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Maurizio Ampollini, che ha deciso appunto di farci visita. Ed abbiamo intanto raggiunto il presidente di Fondazione Comunitaria del Varesotto, Maurizio Ampollini. Parliamo con lei proprio delle bellezze architettoniche del nostro territorio, perché Fondazione Comunitaria del Varesotto se ne occupa, cercando ovviamente di promuovere arte e cultura, vero? Dice bene, noi ci occupiamo nel territorio della provincia di Varese di sostenere tante iniziative che vanno dall'assistenza sociale alla cura e alla tutela dell'ambiente,
ma non ci dimentichiamo sicuramente dell'arte e della cultura. Ci sono queste residenze storiche che si offrono sul territorio come una nuova opportunità, in cerca di una nuova vocazione, oserei dire, da un certo punto di vista, in quanto sono nate magari nel tempo per essere delle dimore private, adesso devono essere in qualche modo rivitalizzate e rivalorizzate nel contesto che stiamo vivendo attualmente. L'ambiente stesso in cui ci troviamo adesso è paradisiaco di nome e di fatto, quindi penso che a tutte le età, ma anche i giovani, sappiano apprezzare di queste situazioni, di queste ambientazioni che possono fare in modo che si dia una nuova capacità di attrazione a questi ambienti. Non sempre questo è facile, anche perché i meccanismi decisionali a volte sono complicati. Questo paese rischia di morire di burocrazia, di eccesso di burocrazia. Se i giovani però in qualche modo si fanno anche portatori di qualche nuova idea e ogni tanto lanciano il classico sasso nello stagno, forse danno un senso alla loro irruenza giovanile e aiutano anche noi a fare qualche cosa per far sì che queste residenze storiche siano anche nel presente e nel futuro una bellezza di cui menar vanto. Quindi il suo vuole essere una sorta di appello, di invito alle nuove generazioni? Io un appello, un invito ai giovani, ma anche chi in qualche modo ha la responsabilità di gestire queste strutture. E poi noi siamo dei promotori della cultura del dono, per cui noi eroghiamo contributi, sosteniamo le attività, ma c'è il principio dei vasi comunicanti. Se non ne entrano, non ne possono uscire. Bene, grazie Presidente, ovviamente buon lavoro e noi come sempre lasciamo ora la parola a Simona Beretta, Presidente Asso Castelli Varese Verbano, che ci parlerà di altre bellezze architettoniche, culturali e artistiche del territorio. Ben ritrovati, oggi ci troviamo a Varese, che già dalla metà del Settecento era conosciuta come località di villeggiatura per aristocratici. Dai primi del Novecento, quando diventò provincia, iniziò lo sviluppo industriale. Di conseguenza, l'aristocrazia, per contraddistinguersi dalla borghesia, iniziò uno stile liberty tra ville private e grandi alberghi. Varese è una delle città più importanti a livello internazionale del stile liberty. Il maggiore responsabile di tale bellezza è l'architetto Giuseppe Sommaruga, conosciuto a livello nazionale. E anche oggi ci siamo radunati intorno a un tavolo per il brindisi finale. Barone, appunto, oggi a che cosa brindiamo? Qualche tempo fa eravamo in un'altra bellissima dimora, abbiamo brindato ai laghi della provincia di Varese. Siccome sappiamo che la provincia di Varese è anche il territorio dei giardini, in questo contesto meraviglioso brindiamo ai giardini del territorio varesino. Bene, brindiamo quindi a Varese, città giardino, un bel brindisi e alla prossima residenza. Arrivederci.